14 gennaio 2011, in questo anonimo capannone alla periferia di Bologna, va in scena la prima mondiale di un esperimento che potrebbe rivelarsi storico. È la prima volta che un pubblico di esperti e di giornalisti può assistere ad un test dell'Energy Catalyzer, un piccolo apparato che sfida le leggi della fisica conosciuta e produce energia, tanta energia. Solo un uomo conosce i segreti di questa macchina miracolosa, un uomo che si chiama Andrea Rossi. Tutto nasce dalla fusione fredda, racconta Rossi. Quando Martin Fleischmann e Stanley Ponz nel marzo del 1989 annunciarono di essere riusciti a creare il sole in un bicchiere, ne rimasi affascinato. Provai a replicare l'esperimento, ma senza successo. Alla fine Rossi abbandona il palladio e il deuterio di Fleischmann e Ponz e sceglie di provare con il nickel e con l'idrogeno, una strada che da anni stavano percorrendo due fisici italiani, Francesco Piantelli e Sergio Focardi. Ma è stato un incontro estremamente interessante, perché è avvenuto in un periodo in cui io avevo abbandonato ogni attività di ricerca. Ma era un incontro fortuito in strada con Focardi, che teneva il suo giornale in mano, dicendo: ho incontrato un matto, ci vuole fare l'energia. Poi era tutt'altro che matto, l'energia sembra che venga prodotta realmente. Lo avvicinai per dirgli, chiedendogli di smontare la mia ipotesi, cioè dicendogli: guardi, io le pago la consulenza affinché lei mi spieghi perché questo non può funzionare, così io mi metto il cuore in pace e la pianto lì. Sembrava che Rossi all'epoca non avesse perso la speranza di farlo funzionare. Dopo un colloquio e uno studio delle carte, invece, lui mi incoraggiò ad andare avanti e così siamo andati avanti. Per oltre due anni Sergio Focardi e Andrea Rossi si incontrano periodicamente in un laboratorio improvvisato a Bondeno, in provincia di Ferrara. Il loro lavoro congiunto sembra dare i suoi frutti. Quello che sentivamo dire da Focardi erano dei risultati sempre più eclatanti, con fattori di moltiplicazione di energie sempre più alti. E eravamo tutti piuttosto curiosi, devo dire. Rossi aveva portato delle idee nuove rispetto al passato, sostanzialmente quelle che hanno alla fine permesso di ottenere l'energia in modo concreto. Come le è venuta l'idea di questi additivi segreti? Qui 10% di intuizione e 90% di perspirazione, ho provato migliaia di reattori e migliaia di combinazioni diverse finché sono arrivato a quella che ha funzionato. L'Energy Catalyzer è ormai pronto per la sua prima uscita pubblica. L'apparato sperimentale viene caricato con un grammo di polvere di nickel e con una piccola quantità di idrogeno ad alta pressione. È lo stesso Andrea Rossi ad accendere la macchina, immettendo energia elettrica in una serpentina che scalda il reattore. In pochi minuti la temperatura schizza verso i 100 gradi, vaporizzando l'acqua che circonda il sistema. Il fisico dell'Università di Bologna, Giuseppe Levi, certifica che in un'ora di funzionamento l'Energy Catalyzer ha prodotto 10 kW di potenza, 30 volte di più dell'energia immessa. Una quantità enorme di energia, impossibile da spiegare secondo le leggi della chimica e della fisica. Abbiamo fatto le nostre misure, le abbiamo ripetute, abbiamo controllato che non ci fossero cavi nascosti, abbiamo controllato che non ci fossero batterie nascoste, abbiamo pesato. Cioè, adesso tutte le evidenze sperimentali che abbiamo ci indicano che l'oggetto sta funzionando. Il combustibile che questa macchina consuma è costituito da nickel e idrogeno. In 24 ore questa macchina consuma circa un grammo di idrogeno e in 180 giorni consuma circa 50 grammi di nickel. Che vuol dire, quindi, a livello economico quanto costa? Un grammo di idrogeno non ho idea, forse un centesimo, e 50 grammi di nickel 50 centesimi. Io l'ho visto funzionare a dicembre, a gennaio, una prova tecnica agli inizi di febbraio e un'altra prova a marzo, e ci saranno ulteriori altre prove.
un certo punto a Bologna si dice che se canta come un gallo e raspa come un gallo, allora è un gallo, insomma. L'Università di Bologna studierà il fenomeno per cercare una spiegazione scientificamente sostenibile. Sarà lo stesso Andrea Rossi a finanziare la ricerca con 500.000 euro. Ma intanto Sergio Focardi ha già una sua teoria. La maggior parte dei fisici non crede ancora ai nostri risultati. Forse pensano che non sappiamo fare gli esperimenti, ma noi gli esperimenti li sappiamo fare. Ma lei ha capito che tipo di processo c'è alla base di questo fenomeno? Sì, sì. La prima cosa che ho capito, vista l'energia che veniva sviluppata, era che il processo dovesse essere nucleare e non chimico. Che succede, Presidente? Il nichel e l'idrogeno si fondono insieme? Sì. Quello che succede è questo. Il nucleo dell'idrogeno, cioè il protone, penetra nel nucleo del nichel. Quando il protone entra nel nucleo del nichel, questo diventa rame e libera energia. Come avvenga è una cosa che ancora nessuno sa. Che innovazione ha introdotto Andrea Rossi per ottenere questi risultati? Al sistema nichel e idrogeno viene aggiunto un additivo, che è un additivo segreto, con formula riservata, che io non conosco né voglio conoscere e non gliel'ho nemmeno mai chiesto, che è quello che facilita il processo. Senza questo additivo il processo sarebbe molto meno intenso. Ancora non si sa che cosa succeda esattamente nel reattore dell'Energy Catalyzer, ma Rossi non intende perdere tempo. Vuole che la sua invenzione diventi presto una realtà commerciale, una fonte di energia a basso costo, pronta per l'uso. È un modulo predisposto per essere collegato in serie e parallelo con altri moduli, e con 300 di questi moduli collegati si ottiene un super modulo, un ipermodulo da 1 megawatt. Negli Stati Uniti stiamo già iniziando la produzione di serie. Da novembre saremo sul mercato con i prodotti. Quanto costerà? All'incirca il costo delle macchine è nell'ordine dei $2,000, quindi 1.200-1.300 euro per kilowatt installato, mentre l'energia costa meno di un centesimo a kilowattora. La domanda di brevetto della macchina di Andrea Rossi porta la data del 2008, ma già nel 1995 il professor Piantelli dell'Università di Siena aveva brevettato qualcosa di molto simile, un impianto frutto di anni di ricerche con lo stesso Sergio Focardi. C'è un rigetto, diciamo, un'opinione di rigetto preliminare che dice che l'idea è già anticipata da altri brevetti anteriori, insomma. Di fatto è chiara, l'idea rivendicata da Rossi è chiaramente descritta nel testo del brevetto Piantelli-Focardi del 1995. Quindi non potrà essere concesso un brevetto, ecco, questo diciamo, è la mia opinione, che poi è quella dell'esaminatore europeo. Il brevetto ci consentirebbe di pubblicare la parte coperta da segreto industriale, in quanto avremo una protezione. Se non dovesse essere concesso il brevetto, noi manterremo il segreto industriale, certamente non fermeremo i nostri programmi. Se il brevetto verrà concesso, Rossi potrà rivendicare dei diritti di proprietà intellettuale, proprietà industriale, quindi chiedendo eventualmente royalties oppure facendo contratti di sfruttamento. Se invece il brevetto non sarà concesso, sarà di dominio pubblico, quindi chiunque potrà utilizzare questo meccanismo. Lei quanto ha investito in questo progetto? Questa è una domanda a cui non posso rispondere. Comunque posso dire che abbiamo investito tutti i nostri beni personali. Diciamo che fino adesso io ho giocato a football americano con le mie ossa, non con le ossa degli altri. Ecco, questo è poco ma sicuro. Ma chi è davvero quest'uomo che promette di cambiare il mondo? Milanese, 60 anni, Andrea Rossi è laureato in filosofia. La passione per l'ingegneria l'ha eredita dal padre, che ha un'officina meccanica.
E giovanissimo balza agli onori della cronaca per una sua intuizione che fa sognare l'Italia degli anni 70, l'Italia dello shock petrolifero e dell'austerity. Rossi all'epoca aveva dei legami stretti col Politecnico, con una parte del Politecnico che è quella che studiava questo procedimento e che aveva il brevetto, e ha fondato anche una rivista, Ambiente, su cui scrivevano parecchi professori universitari, e quindi ha impiantato questa fabbrica a Caponago, che è stata poi il centro doveva essere dell'operazione, dove dovevano essere trasformati i rifiuti, soprattutto liquidi, in petrolio. Trasformare i rifiuti in petrolio, questo promette Andrea Rossi, guadagnandosi il titolo di sceicco della Brianza. A nord di Milano, a Caponago, sorge l'impianto che in pochi anni raccoglie migliaia di tonnellate di rifiuti industriali. Le più grandi imprese del nord diventano clienti della Petrol Dragon, ma qualcosa non funziona. In realtà non ha operato, perché questo impianto era un piccolo impianto rispetto ai quantitativi di rifiuti movimentati e raccolti da Rossi. Era assolutamente insufficiente per trasformarli tutti, anche se avesse funzionato il brevetto. Ci sono state complicazioni di tipo legale, i materiali che noi trattavamo sono stati classificati rifiuti. Ma questa linea difensiva è stata argomentata in diverse sedi giudiziarie e ritenuta manifestamente infondata, perché in realtà dalle analisi chimiche fatte a seguito di vari sequestri di materiale era risultato che si trattava di olio combustibile esausto con delle percentuali d'acqua assolutamente inammissibili per un prodotto ritenuto un idrocarburo. E poi è successo che alcuni clienti hanno avuto grossissimi problemi nel momento in cui i prodotti sono stati classificati come rifiuti, e quindi allora i nostri clienti a loro volta avrebbero dovuto avere delle autorizzazioni, e lei mi sta facendo parlare di cose che appartengono al mio passato e che non hanno niente a che vedere con quello di cui parliamo adesso. E quindi io la prego gentilmente. Non vuole, di questo non vuole parlare. No, direi proprio che è un'esperienza nella quale ho anche commesso molti errori, li ho pagati carissimi e adesso però basta. Rossi cosa ha fatto? Ha preso una serie di vecchie raffinerie dismesse, dove ci sono dei grossi contenitori, degli stoccaggi enormi, e ha stoccato i rifiuti raccolti un po' in tutte queste vecchie raffinerie un po' disseminate in tutta Italia. La più grossa era quella di Lachiarella, e li ha lasciati lì, quindi non li ha affatto trattati. Questa è l'area dell'ex raffineria Omar, comune di Lachiarella. Qui, quando la Petrol Dragon ha chiuso le attività, sono rimaste 57.000 tonnellate di rifiuti tossiconocivi. I serbatoi perdevano dal fondo e quindi hanno impregnato tutto il terreno con l'inquinamento della falda sotterranea, che poi è la prima falda che sovrasta la falda da cui prendiamo l'acqua potabile. Si è dovuto bonificare il terreno, decorticare il terreno, prendere questi rifiuti che erano percolati nel terreno di Lachiarella e poi per essere poi avviati a degli impianti di smaltimento in Germania. La bonifica fino ad oggi è costata intorno ai 22 milioni di euro e 500.000. Ora residua per avere il terreno restituito a un possibile utilizzo pubblico, residua la completa bonifica dei suoli e sono necessari altri 9 milioni di euro. Andrea Rossi è stato condannato per questi suoi... È stato condannato ripetutamente da vari tribunali per smaltimento illegale di rifiuti tossico-nocivi senza autorizzazione regionale. È stato condannato, all'epoca c'erano le preture, dal pretore di Lecco, dal pretore di Monza, dal pretore di Milano, dal pretore di Torino. Diciamo che dal punto di vista del curriculum questo mio passato significa che io ho passato la vita nel campo dell'energia, facendo impianti nel campo dell'energia. Negli anni in cui è stato qui non ha prodotto una goccia di petrolio, per quanto è a nostra conoscenza.
Andrea Rossi ha messo in campo una vicenda che è stata assolutamente, quasi esclusivamente di tipo mediatico. È riuscito a convincere, in un modo che ancora io mi devo spiegare, buona parte dell'opinione pubblica, ma soprattutto, è questo che faccio fatica a spiegarmi, è riuscito a convincere delle persone che erano tecnici di settore, che forse erano persone anche in buona fede, degli scienziati, è riuscito a convincere delle istituzioni importanti come la Regione Lombardia che lui era in grado di fare una magia. La Petrol Dragon è il passato, il presente, forse il futuro, si chiama Energy Catalyzer. Il 29 marzo 2011 da Stoccolma volano a Bologna due autorevoli fisici svedesi, il presidente del Comitato Energia della Reale Accademia di Svezia, Sven Kullander, e il professore di fisica teorica, nonché presidente della Società Svedese degli Scettici, Anno Essen. Rossi ha preparato una macchina più piccola, più stabile, è un test fondamentale per valutare l'affidabilità del sistema. Per quasi 6 ore l'Energy Catalyzer produce energia di fronte ai due fisici svedesi. È rimasto colpito dal test effettuato a Bologna? Sì, è stata generata energia che secondo me non può essere spiegata con processi chimici. Siamo di fronte a fonti di energia che sembrano essere radicalmente nuove, molto stabili e anche affidabili rispetto a molti altri esperimenti di fusione fredda che invece si sono rivelati molto sfuggenti e difficili da riprodurre. Ritiene che nel reattore avvenga una reazione di tipo nucleare? Sì, credo di sì. Sono convinto che si tratti di una produzione di energia difficile da spiegare con altri mezzi. È in grado di escludere che l'apparato nasconda dei trucchi? Non posso dirlo con assoluta certezza, ma non ho il sospetto che ci siano trucchi. Non abbiamo trovato traccia o segni di possibili imbrogli, anche se devo ammettere che non abbiamo verificato ogni singolo elemento. Neanche gli scienziati svedesi hanno potuto vedere il cuore della macchina di Rossi. Nessuno, neanche il professor Focardi, conosce gli additivi segreti introdotti da Rossi per trasformare una reazione che produceva pochi watt in una reazione ad alta energia. Rossi dice di utilizzare una polvere di nichel arricchito, in cui probabilmente è maggiore la presenza di isotopi con numeri atomici più grandi, prossimi a quello del rame. Sven Kullander ha analizzato un campione di polvere di nichel che, secondo Rossi, era stato utilizzato per 2 mesi e mezzo all'interno di un energy catalyzer e ha trovato che il 10% era composto da rame. Come spiega la presenza di rame nelle ceneri? Se non è stato aggiunto, forse c'era del rame nell'ambiente circostante, anche se bisogna dire che la percentuale rilevata è troppo alta. L'altra ipotesi è che si tratti di un processo nucleare per cui il nichel cattura i protoni e forma il rame. Per Rossi e per altri l'aspetto più importante è dato dal fatto che questo dispositivo funziona. È importante però anche comprendere l'aspetto scientifico, che a questo punto è molto misterioso. Io non l'ho ancora capito e non credo che ci sia qualcuno che ci sia riuscito. Crede che Andrea Rossi abbia capito che cosa succede realmente nel reattore? No, non credo che sia riuscito a capire qualcosa in più rispetto ad altri. Quando ha cercato di spiegarci come funzionava, mi sembrava che non avesse un gran senso. Parlava di pressione, era un approccio molto euristico. Credo che lui sia soprattutto un uomo pratico. Se davvero si trattasse di fusione nucleare, Rossi e Focardi meriterebbero di vincere il premio Nobel, non crede? È chiaro che dovremmo valutare la situazione, ma è innegabile che si tratta di una scoperta fantastica e se i test continuassero a confermare i risultati, sarebbero degli ottimi candidati. Io ancora stento a crederci perché contraddice tutto quello che ho visto finora.
In attesa della consacrazione accademica, Andrea Rossi lavora al lancio commerciale dell'Energy Catalyzer, ormai dato per imminente. La sorpresa è che sarà Atene, la capitale del nuovo ordine mondiale dell'energia. Ma perché la Grecia? Perché la Grecia è così avanti in questo campo? Siamo ancora in buone condizioni nonostante i problemi finanziari della Grecia. Conosciamo i mercati internazionali, abbiamo esperienza e siamo stati i primi a credere nel prodotto di Rossi. Ad ottobre sarà inaugurato un grande impianto da 1 megawatt all'interno di una nostra struttura. L'energia prodotta sarà utilizzata soprattutto per soddisfare le nostre necessità. Comunque lo utilizzeremo anche come impianto dimostrativo delle potenziali future applicazioni in altri mercati. Pensa che l'Energy Catalyzer sia pronto per il mercato? Abbiamo il prodotto finale nelle nostre mani, non quello sperimentale, esattamente quello che produrremo. Funziona in modo eccellente. In realtà il dispositivo che venderemo, o meglio, forniremo, perché c'è una piccola differenza tra vendere e fornire, sarà un dispositivo da 10 kW che produce esclusivamente calore. Ma quanto consumerà in termini di carburante e in termini di denaro? Il consumatore finale, cioè le famiglie, non dovrà sostenere costi aggiuntivi, ad eccezione del noleggio annuale, perché noi forniremo tutti gli ingredienti necessari per il funzionamento del dispositivo. Ma quanti apparati vi aspettate di noleggiare? Quanti ne riusciremo a produrre? Potremmo ipotizzare, lavorando a piena capacità, circa 30.000 unità all'anno per ogni fabbrica. Una fabbrica già in produzione, altre 2 sulla carta, la Defcalion Green Technologies sembra fare terribilmente sul serio e in pochi mesi intende mettere sul mercato decine di migliaia di Energy Catalyzer. Ma chi c'è dietro questa società? Il progetto è attualmente finanziato da un gruppo di enti non governativi. Non si tratta solo di investitori privati, ma anche soggetti del mondo industriale a livello non governativo ed internazionale. Si tratta di un gruppo di investitori di cui non posso ancora rivelare i nomi. Provengono da varie parti del mondo e rappresentano realtà diverse di varie regioni del mondo. Europa, Medio Oriente e altro. Mi può dire quanto denaro verrà investito in questo progetto? Per coprire la Grecia e i Balcani abbiamo calcolato un investimento di circa 200 milioni di euro. Riteniamo che la Grecia sarà un ottimo partner per altri paesi. Ne sono convinto al 100% e anche i nostri investitori lo sono. Se vedete i messaggi che stiamo ricevendo, tutto il mondo ci crede al 100%. Molti paesi importanti hanno già richiesto di comprare il prodotto e lavorare con noi. Una grande rivoluzione, se davvero funziona. Ancora troppi segreti industriali e commerciali impediscono una piena valutazione della portata dell'invenzione di Andrea Rossi. C'è da credergli? È un uomo che lavora sodo, è intelligente, creativo, molto attento, è una persona che colpisce. È un impressive person. Quello che l'ho conosciuto io era molto simpatico, era un affabulatore, se la vendeva bene, insomma, diciamo così. Una persona senza dubbio molto intelligente, molto geniale. Direi che Andrea Rossi è un personaggio, diciamo, pittoresco. Il signor Rossi è per me il classico tipo del professore. Le sue argomentazioni sono solide. Ha dimostrato non una, ma più volte che quello che sostiene è giusto. Si è inventato un sistema per fare soldi a danno della collettività. È un uomo che in Italia ha sofferto molto e ciò nonostante sta riportando la sua scoperta, la sta riportando in Italia.